Abbiamo finito la scorsa puntata con una considerazione legata a come fare un game design che possa dare un'esperienza d'uso migliore con riduzione di carico cognitivo e quindi aumento dell'apprendimento e aumento della giocabilità e quindi in un certo senso anche della longevità di un gioco. Andatevelo a vedere per piacere, quindi non guardate questo video, guardate quello numerato con un numerino in meno. Non so che video sia questo, 18esimo, 20esimo, non lo so, quello prima, andate a vedere quello prima. Guardateli in fila, mi raccomando, sapete che dovete fare così, non potete guardarli a caso, perché vanno tutti in fila con il numero di pagina. A proposito di numero di pagina, siamo arrivati addirittura a pagina 195. Siamo arrivati agli attacchi a distanza. Mettevo in discussione il fatto che servisse la destrezza per gli attacchi a distanza. Secondo il regolamento non ha minimamente senso, serve la saggezza. Se invece dite no, serve la destrezza, allora significa che la destrezza serve anche in mischia. Basta, è tutto qua. Infatti si parla di attacchi in mischia, portata, colpo senza arma, contese in combattimento. In battaglia accade spesso che un personaggio debba confrontare la potenza fisica con quella di un avversario. Una sfida del genere è rappresentata da una contesa. Questa sezione include le contese più comuni che richiedono un'azione di combattimento, lottare e spingere una creatura. Il DM può usare queste contese come modelli per improvvisarne delle altre. Abbiamo gli attacchi di opportunità, già anticipati tre puntate fa. Poi ci sono combattere con due armi. Poi c'è il lottare, un capitolettino tutto dedicato al lottare. Pagina 195. Poi c'è sfuggire a una lotta, muovere una creatura ferrata. Poi c'è un paragrafo dedicato solo a spingere una creatura. Andiamo a leggere cosa vuol dire spingere una creatura. Spingere una creatura. Usando l'azione di attacco, un personaggio può effettuare un attacco in mischia speciale per spingere una creatura, scegliendo se buttarla a terra prona o allontanarla da sé. Se è in grado di effettuare più attacchi con l'azione di attacco, questo attacco si sostituisce a uno di essi. Il bersaglio può essere al massimo più grande di una categoria di taglia rispetto a quella del personaggio e deve trovarsi entro la sua portata. Invece di effettuare un tiro per colpire, il personaggio effettua una prova di forza, atletica, contrapposta alla prova di forza, atletica, o di destrezza, acrobazia, del bersaglio, che può scegliere quale delle due caratteristiche usare. Il personaggio ha successo automaticamente se il bersaglio è incapacitato. In caso di successo, il personaggio butta il bersaglio a terra prono oppure lo allontana di 1,5 metri da sé. Copertura, le pareti, gli alberi, le creature o un wargame vecchia maniera. C'è la mezza copertura che dà più 2 alla classe armatura, c'è il 3 quarti di copertura, cioè ti devi mettere lì col goniometro e il righello. Non so bene dove, perché è nel teatro della mente il gioco, quindi non si capisce bene cazzo vai a misurare, però diciamo hai tre quarti di copertura, hai più 5 la classe armatura. Un bersaglio con copertura totale non può essere bersagliato direttamente. Poi ci sono i danni e la guarigione. Le ferite a rischio di morte sono compagni costanti di coloro che esplorano i mondi di D&D. Una fondo di spada, una freno, basta, il fluff text non ne posso più. Allora, punti ferite. Punti ferite rappresentano una combinazione di resistenza fisica e mentale, di volontà di vivere e di fortuna. Le creature con più punti ferite sono più difficili da uccidere. Quelle con meno punti ferite sono più fragili. Ah, interessante che non è solo una riserva di quanto sei grosso, ma è anche resistenza mentale, voglia di vivere, fortuna, interessante. Questo numero cambia di frequente man mano che una creatura subisce danni o viene curata. Ogni volta che una creatura subisce danni, quella montata di danni viene... No, vabbè, adesso va bene essere didascalici, però qua, insomma, dai, abbiamo già capito. Tiri per i danni. Ogni arma, incantesimo e capacità dannosa dei mostri specifica i danni che infligge. Qua l'italiano l'abbiamo perso, proprio qua siamo andati proprio in altre lingue... Adesso vediamo che magari se c'è un interprete Klingon che ci aiuta. Allora, quando un personaggio attacca con un'arma, aggiunge il suo modificatore di caratteristica, lo stesso modificatore usato per il tiro per colpire, ai danni. Un incantesimo indica quali dadi tirare per i danni, se va bene. Bene, colpi critici.
Oh, il colpo critico, un vecchio compagno, mi ricordo dagli anni 80. Quando un personaggio mette a segno un colpo critico, ha diritto a tirare dei dadi extra per i danni dell'attacco contro il bersaglio. Tira tutti i dadi di danno dell'attacco due volte e li somma assieme. Poi aggiunge gli eventuali modificatori rilevanti come di consueto. Per velocizzare il gioco, grazie, può anche tirare tutti i dadi di danno simultaneamente. Per esempio, se mette a segno un colpo critico con un pugnale, tira 2 di 4 anziché 1 di 4. Poi aggiunge al risultato il suo modificatore di caratteristica rilevante. Se l'attacco prevede... Sì, va bene, ok. Tipi di danno. Andiamoci a vedere i tipi di danno. I tipi di danno. Non è che i danni sono così. Danno. No. No. Acido. Contundente. Forza. Freddo. Fulmine. Fuoco. Necrotico. Andiamo a leggere questo. I danni necrotici inflitti da certi non morti e da incantesimi come tocco gelido fanno avvizzire la materia e a volte anche l'anima. L'idea che esista l'anima è bellissima. Cioè, te lo dice lui, guarda, c'è l'anima. Beh. Poi c'è perforante, psichico. Le capacità mentali, come la deflagrazione psionica di un mind flyer, infliggono danni psichici. Radioso. Cos'è un cazzo è un danno radioso? Fa vedere. I danni radiosi inferti dall'incantesimo colpo infuocato di un chierico dall'arma punitiva di un angelo bruciano la carne come se fossero incandescenti e sovraccaricano lo spirito di energia. Poi c'è tagliente, tuono, perché c'è il danno da fulmine e il danno da tuono. Veleno. Resistenza e vulnerabilità ai danni. Ci sono delle resistenze e delle vulnerabilità. Poi c'è la guarigione. Scende da 0 punti ferita. Morte istantanea. Poi c'è il privo di sensi. Ci sono i tiri di salvezza contro la morte. Ogni volta che un personaggio inizia il suo turno a 0 punti ferita, deve effettuare un tiro salvezza speciale chiamato tiro salvezza contro morte. Per determinare se scivola ulteriormente verso la morte o si aggrappa alla vita. A differenza degli altri tiri salvezza, questo non è collegato ad alcun punteggio di caratteristica, un tiro di culo praticamente. Il personaggio ora si trova nelle mani del fato e può essere aiutato soltanto dagli incantesimi o dai privilegi che migliorano le sue probabilità di superare un tiro salvezza. Il personaggio tira un di 20. Se il risultato è pari o superiore a 10, quindi 50%, il tiro salvezza è superato, altrimenti è fallito. Un tiro salvezza superato o fallito non ha alcun effetto in sé. Ok, giunto al terzo tiro salvezza superato il personaggio diventa stabile, vedi sotto. Giunto al terzo tiro salvezza fallito il personaggio muore, cioè aumenta un counter di roba. Beh, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non è necessario che i tiri superati e falliti siano consecutivi, si tiene semplicemente il conto di entrambi finché non se ne accumulano tre di un certo tipo. Il numero di entrambi i tipi torna a zero quando il personaggio recupera dei punti ferito e diventa stabile. Risultato di 1 o 20. Quando un personaggio effettua un tiro salvezza contro morte e ottiene 1 come risultato del di 20, quel risultato conta come due tiri salvezza falliti. Se ottiene 20, come risultato del tiro del di 20, recupera un punto ferita. Beh, non c'è alcun... cioè, non è che sia più raro e allora devi essere premiato oppure punito. È un dado a 20. Cioè, un 1 vale esattamente come un 8 che vale come un 17. Hai il 5%. Che cacchio è sta roba? Perché? Perché? Stabilizzare una creatura, intravedo già che comincia la parte 3, quindi vado velocissimo. Finestrina azzurra, sapete che mi sono appassionato a queste finestrine. Descrivere gli effetti dei danni. Esistono vari modi in cui Dungeon Master può descrivere la perdita dei punti ferita. Quando il totale dei punti ferita attuali di un personaggio è pari o superiore alla metà del suo massimo dei punti ferita, solitamente un personaggio non mostra ferite visibili. Quando un personaggio scende sotto la metà del massimo dei punti ferita, mostra alcuni segni di cedimento come tagli e lividi. Un attacco che porta un personaggio a 0 punti ferita lo colpisce in pieno, infliggendo una ferita sanguinante per un trauma di altro tipo, semplicemente facendogli perdere i sensi. Vabbè, praticamente la rappresentazione dell'icona di Doom, cioè cosmesi pura senza alcun tipo di significato in gioco. Contenti voi. Morte dei mostri, tramortire una creatura. Questo è interessante, questo è molto interessante. Vediamo se si può ereditare qualcosa nel game design. A volte un attaccante desidera neutralizzare un avversario anziché infliggere un colpo mortale.
Quando un attaccante porta una creatura da 0 punti ferita con un attacco in mischia, può decidere di tramortirla. L'attaccante può fare questa scelta nel momento in cui infligge i danni. La creatura cade priva di sensi ed è stabile. Va bene. Punti ferita temporanei. Combattere in sella. Salire e smontare dalla sella. Controllare una cavalcatura. Qua ci saranno dei tir di destrezza, roba del genere, non lo so, non ho voglia di leggerlo, veramente non ho voglia di leggerlo. Questa cosa è talmente specifica che ve la andate a leggere nel momento in cui giocherete, che state cavalcando un drago e volando, state combattendo con un altro che è a cavallo e dovete fare prima 9 metri, poi sferrate un attacco, poi avete ancora 27 metri, ma è un percorso accidentato, quindi vuol dire che anziché 27 vi muovete di 9, poi non lo so, vedete voi, non c'è dubbio che lo legga io. E infine abbiamo un combattere sott'acqua e finalmente arriviamo alla parte 3, le regole della magia. Dalla prossima volta vedremo le regole della magia. Sono veramente disgustato dalle parti del combattimento, perché io tra l'altro sono obiettore di coscienza, quindi sono contro ogni forma di violenza tranne quella verbale mia nei vostri confronti, che è bella, però qualsiasi altra forma di violenza, soprattutto fisica, mi dà molto fastidio. Mi dà fastidio anche i telefilm sulle donne in prigione, quindi immaginatevi se posso sopportare che, no, anche già solo che esista l'MMA sul pianeta Terra per me è una cosa fuori dal mondo. E a parte questo, sono invece molto curioso per quello che riguarda la magia. Perché? Perché la magia non esiste. Cioè, antropologicamente è studiata, ci sono cose che non vi dirò io, cioè sul fatto del perché la magia è efficace presso popoli che chiamiamo popoli originari, mentre una volta si chiamavano primitivi, ma questa parola non si può più dire, bla bla bla, il mana, quelle cose lì. Va bene, a parte questa roba qui, studi antropologici, quindi se fate antropologia culturale, bellissimo, divertentissimo, no, non è divertente, però può essere simpatica questa roba qui. La magia però non esiste, ok? Quindi in giochi come questo, che hanno la pretesa o l'ambizione di provare a simulare la fisica, dicendoti di quanti metri ti muovi, di quanto tempo ci vuole per aprire una porta, di quale caratteristiche devi usare per fare un colpo, come fai a simulare una cosa come la magia che non esiste? Ed è per quello che sono molto interessato. Rimando alla prossima, anzi probabilmente alle prossime puntate, perché suppongo ci sarà un po' da leggere. Nel frattempo, buon gioco!